nuovo inizio. Grande Fratello, da lunedì 21:10, canale 5. Alberto Rossi. Di dove sei? Di Bari, solo che adesso studio a Milano, alla Bocconi di Milano, lettere e filosofia. Come mai sei al Grande Fratello? Beh, ubi minor cessat, maior vincit. Ah, complimenti, cosa ci puoi dire? Io sono il Grande Fratello perché voglio dimostrare. Uè, che malato, molto che a me! Ma sei in onda? Oddio, è vista prima. Vabbè, dai. Ciao. Sono Vanna al Pascolo. Sono una ragazza molto pacifica, a volte anche atlantica, ma a volte casco dal Mar Nero. Ah, complimenti. Taglia, taglia. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Rocco. Ah, come mai sei venuto al Grande Fratello? No, perché mi sono raccolto a vedere quella di prima. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Sono Silvio e vengo da Bergamo. Ah, ok, ok. Sei sposato? Sì, certo, ho una moglie e tre figli. Il mio primo figlio si chiama Renzo, la mia seconda figlia si chiama Lucia, il terzo Abbondio. Oh, complimenti. Grazie. Come mai sei venuto al Grande Fratello? Perché praticamente volevo realizzare i miei sogni e poi anche perché volevo dire che quel terrone laggiù che è venuto prima è proprio una pezzo di merda e non si può fare... Non scusi te! Oddio, che cosa vuoi? Ma che cosa vuoi? Buonasera, signora. Uè, buonasera. Sono Maria. Vengo da Palermo e ho 67 anni. Ah, bene signora, quali sono le sue aspettative? Inga, voglio demandare una ballerina da Lock Dance. Ehi, Gioco, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Emilia. Come? Ma, senti, perché sei venuta al Grande Fratello? Beh, è semplice, no? Perché io ci tengo a fare le mie... No! Buongiorno, nome? Libero di questo. Ma libero è il nome, vero? Sì, sì. Senti, come mai sei Grande Fratello? Grande Fratello. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Sono Silvio, vengo da Bergamo. Come mai sei venuto al Grande Fratello? Perché praticamente... no, mi dovevi dire che voglio figli. No, ho sbagliato. Buongiorno. Buongiorno. Nona. Nume. Libro. Oh, basta con questi video. Io sono Angelo. Io sono Fabrizio. Purtroppo il nostro amico Giorgio non è potuto venire per motivi... Salutiamo Giorgio il suo tumore. Comunque, abbiamo fatto questo video per dimostrarvi, grazie alla deficienza dei nostri personaggi, che erano in realtà quelli della vita reale. Libero però... delle persone che partecipano al Grande Fratello. Però i nostri personaggi sono meglio. Sì, a dirlo tutto. Comunque, il Grande Fratello non solo è stupido. Una cazzata. Non solo è incoerente. Un'altra cazzata. Insomma, è la deficienza più totale. Perciò, io... e lui vi consigliamo di leggere qualche buon libro a posto di vedere qualche puntata del Grande Fratello. Oddio, scusate. Comunque, il concetto era, sì, infatti, era quello il concetto. Comunque, vi ringraziamo per la visione e al nostro prossimo video.